Ciao amici dell'irrigazione, Solem Smart IS, quando è arrivata nel mercato si è dimostrata da subito una centralina innovativa e vediamo assieme come mai. Sono Federico di tuttoirrigazione.it e vi voglio aiutare a capire le dinamiche e i trucchi di questa particolare centralina smart. Ricordati di iscriverti al nostro canale per aiutarci a raggiungere i fatidici iscritti che con un bel mi piace ci permetteranno di sostenere questo progetto e condividere altri contenuti che ti possono aiutare. Con la centralina, con queste misure 14, 10 e profondità 3, possiamo vedere già che si presenta con un'estetica molto semplice e per il momento è senza display, ma in futuro si prevede l'arrivo. Innovativa perché? Perché è stata tra le prime a proporsi con il Bluetooth e il Wi-Fi già attivi e installati. È compatibile sia con il sistema Android che con il sistema Apple. Una volta installata la centralina e collegata ad internet, potrà essere gestita anche dal portale web, accessibile con i dati che hai utilizzato per registrare il tuo account. Sia l'app che il portale sono molto intuitivi e ti permettono di gestire più controller conservandoli nel database del tuo account. Inoltre si accoppia a più dispositivi, e cioè la stessa centralina può essere associata all'app del vostro smartphone e se volete anche a quelle dei vostri figli o di un eventuale manutentore. Adesso entriamo dentro l'app e poi guarderemo velocemente anche il portale web. Adesso dobbiamo collegare la nostra centralina all'applicazione. Cerchiamo sul Play Store o l'App Store la nostra centralina Solem, ecco qui la nostra applicazione. A questo punto la scarico e una volta scaricata facciamo apriamo app dispositivo. Devo andare subito a destra, in basso a destra con scritto il mio account, quindi dovrò compilare tutti i dati che mi vengono chiesti, compreso l'indirizzo email. Ok, una volta confermato l'indirizzo email ed attivato, ritorno qui nell'applicazione. Entrerò nella schermata iniziale di moduli e cliccherò sopra il modulo aggiungi. Sotto l'interruttore aggiungi modulo. Vado in cerca della nostra centralina. Ok, moduli Wi-Fi Smart IS. Eccola qui. Compare immediatamente la nostra centralina se il Bluetooth è già attivo. Ok, se non lo è bisogna ricordarsi di attivare il Bluetooth perché il programma stesso te lo ricorda. Ok, clicco sopra la nostra centralina. In questo caso ti chiede l'antifurto. Ecco, noi sconsigliamo di mettere subito l'antifurto perché è un codice che non è facile poi recuperare se viene smarrito. Ok, e bisogna addirittura mandare una richiesta alla casa madre, la quale poi lei deve cercare sui server, eccetera eccetera. Quindi è meglio, se non è così importante, necessario, quindi in una posizione pericolosa è meglio evitare. Ok, basta il codice sicurezza che poi viene chiesto in un secondo momento. A questo punto ci viene chiesto se vogliamo utilizzare la centralina via Bluetooth, quindi solo Bluetooth, oppure via anche Wi-Fi. Se ho già la rete Wi-Fi mi compare sotto, altrimenti se per il momento non ce l'ho ma la voglio far arrivare in un secondo momento, potrò fare questo passaggio anche più tardi, più avanti. Ok, quindi adesso io cerco la rete internet, entro dentro con la mia password. Ok, e siamo entrati. Una volta entrati mi compare la centralina con il simbolo nel riquadro, ok, nel quadratino del Bluetooth. A questo punto guardo la centralina e il LED che prima lampeggiava rosso ora ha LED che è fisso verde. Ok, clicco sopra il nome della centralina e entro dentro il suo menu principale. La prima cosa che noto è che è molto semplice, no? Quindi c'è un comando manuale,
c'è la seconda riga inerente ai programmi, la terza riga on off totale della centralina, in ultimo ci aggiunge il sensore. In alto a destra, ok, ci sono le mie informazioni. Queste informazioni le posso gestire con cambiare il nome della mia centralina, posso dargli un altro nome, ok, ABLD GGJ, ok, e posso dargli in questo caso proprio un codice sicurezza, che è quello più semplice, è sempre un codice sicurezza, senza questo non si può entrare dentro il programmatore, però ti permette anche di poterlo reimpostare in maniera più semplice, ok, con una procedura particolare che magari, se siete interessati, ve la posso anche condividere. Posizione serve per identificare la posizione della centralina sulla vostra mappa. Perché? Perché se avete più centraline, serve anche per poi utilizzarla con altre funzioni particolari avanzate, magari dal portale, che vediamo più tardi. Nome stazione. Stazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché questa è una 6 stazioni. A destra io posso cambiare il nome della nostra centralina, o meglio il nome della stazione impostata nella centralina. Quindi potrei dargli, per semplificarmi anche i ricordi, per esempio stazione sud, ok? Confermo e mi compare stazione sud. E le altre posso scrivere vicino ai cani, vicino al parcheggio, posso a nord, vicino alla piscina, e questo mi serve per far mente locale come poter eventualmente modificare i tempi. Dopodiché, scendendo, troverò le informazioni del nostro modulo, della nostra centralina, e il nome e cognome della rete wifi dove è connesso. Posso creare dei backup o ripristinare dei vecchi backup e connetterla, come vi dicevo prima, se ho abilitato solo Bluetooth, venendo qua posso abilitare anche la connessione internet. Mi trovo anche la possibilità di mettere un water budget automatico, cioè si adatta in base alla stagione e ai consigli indicati da internet, perché si collega a delle stazioni meteo sue e sue associate, possiamo dire, e quindi potrebbe cambiare il budget in maniera automatico. E in fondo abbiamo l'antifurto, quel famoso antifurto che ci veniva chiesto all'inizio. Se dovessimo volerlo attivare o fosse necessario, potrei attivarlo in questo. Mi raccomando, ricordatevi dove scrivere la password, ok, in questo caso. Torno indietro e arrivo nel mio menu. Mi trovo la prima cosa, comando manuale, quindi posso andare sul comando manuale e posso decidere di selezionare tutte le stazioni, e mi chiede per quanto tempo, 1, 2 minuti, 3 minuti, eccetera, oppure mi dice, poi mi dà la possibilità di selezionare la singola stazione e anche lei a sua volta con il relativo tempo di funzionamento. Cliccherò una volta, per esempio un minuto, in basso il simbolo del play oppure il simbolo dello stop per fermare. E questa è l'attivazione manuale delle singole, dei singoli settori. Oppure posso fare anche partire i singoli programmi. Perché? Perché se per caso nella mia programmazione abbino il programma A alla parte del manto erboso, il programma B lo abbino alle aiole e il programma C lo abbino al siepi oppure all'orto, posso far andare i settori abbinati senza dover andare singolarmente a farli ripartire, ok? Poi passo nella parte interessante, che è quella dei programmi. Nei programmi io posso aggiungere, in alto a destra c'è il simbolo del più, posso aggiungere un programma, ok? E a sua volta, prova 1 per esempio, posso aggiungere fino a 8 programmi, quindi 3 più un altro 6. Scusa, 9 programmi, 6, 7, 8, 9, 9 programmi. Poi, una volta fatto questo, andrò nel calendario e potrò decidere se personalizzare le partenze di questo programma, quindi tutti i giorni, tolgo il flag o lascio il flag, ok, e singolarmente, ok, oppure posso anche far lavorare giorni pari, giorni dispari e anche periodico, ok? Quindi ogni giorno, in 3 giorni e dispari con il discorso del 31, ok? Poi abbiamo il water budget.
che se lasciamo in off quello automatico possiamo intervenire in questo qui manualmente. Quando lasciamo il 100% vuol dire che fa il 100% dei tempi indicati nella centralina, quindi se io ho un settore con scritto 10 minuti lui farà il 100% dei 10 minuti impostati. Se invece io voglio far aumentare del 20% i tempi, quindi se ho tutti i settori a 10 minuti e voglio aumentare del 20%, porterò il water budget a 120%. Okay? In questo modo mi permette di cambiare, modificare tutti i settori senza dover andare singolarmente su ogni settore. Ora di partenza. Posso inserire l'ora di partenza o seguendo questo orologio, quindi con il dito vado a toccare le ore che servono, oppure posso inserirlo con la tastiera disegnata sulla sinistra, il discorso dell'ora esatta, ore e minuti, oppure ritorno qui. Okay? Posso aggiungere fino a 8 partenze per programma, tante 8 partenze. Durata, adesso mi compaiono le stazioni che ho o lasciato stare o anche nominato come la prima, e mi chiederà il tempo di ogni settore. Io do le mie tempistiche, ok, in base alla necessità idrica, ok, e la centralina cosa farà? Farà partire il suo impianto. Una volta partita la prima zona andrà a cascata con tutti gli altri settori, quindi parte la prima, poi finito il tempo della prima parte la seconda, finito il tempo della seconda si chiude, parte la terza, si apre e via così fino all'ultimo settore. Ok? E queste sono tutte le cose che può fare la centralina in maniera molto semplice. Posso cambiare il nome dei nostri programmi per aiutarmi a capire. In questo caso posso cancellare anche il mio programma che ho aggiunto e lasciare gli altri. Ok? Questo è tutto quello che può fare la centralina dalla nostra applicazione. Quindi io da remoto cosa posso fare? Se io vado nel mio telefono e dico togli il Bluetooth, ok? In questo caso io ho tolto Bluetooth, non c'è più Bluetooth, e cosa succede? Vado a vedere il simbolo della centralina, faccio torno indietro, tolgo, disconnetto il mio Bluetooth, ok, e mi compare il simbolo internet. In questo caso la centralina adesso lavora via internet, non più Bluetooth, quindi il triangolo sarà non più diretto centralina telefono, ma sarà centralina server telefono. Ok, questo è l'angolo. Entro dentro e di nuovo posso fare tutte le mie impostazioni, quindi sempre il discorso comando manuale, sempre il discorso della programmazione, aggiungere tesse identiche cose. L'unica cosa che non abbiamo parlato prima sono i sensori. Aggiungi i sensori. Posso aggiungere un sensore, quindi misuratore di flusso, un sensore pioggia o un presostato. Okay? Nella centralina c'è un ingresso doppio con un cavetto giallo che messo a ponte, che quello è il punto di collegamento. Se io decido di mettere un misuratore di flusso dovrò indicare qual è l'impulso che il nostro dispositivo dà, ok? Perché normalmente è scritto sul dispositivo il contatore di impulsi, il lancio impulsi, oppure do io l'informazione. Se invece io metto il sensore pioggia, ok, metterò il sensore e mi dà il simbolo, mi disegna già come collegarlo, ok? Mentre prima si guardava il misuratore, stessa cosa, vedete, stessa posizione, stessi due fili. Ok, basta che segua le istruzioni passo a passo. Presostato, normalmente aperto, normalmente chiuso, oppure un sensore chiuso. Quindi posso decidere come collegare i nostri sensori. Un accorgimento, se io collego il misuratore di flusso nella posizione dei sensori, perdo la possibilità di poter collegare il sensore pioggia, ok? Perché quella lì è l'uscita, o attacco uno o attacco l'altro.
In questo caso posso utilizzare il sistema che si faceva una volta, cioè posso intercettare con un qualsiasi sensore pioggia il filo comune. Okay? Quindi intercettando il filo comune succederà che il filo comune parte dalla centralina, va sul sensore pioggia, il secondo filo che esce dal sensore pioggia ritorna e va sul comune delle elettrovalvole. Cosa succede quando l'impianto viene messo in funzione? Ovviamente non chiudendo il cerchio del comune l'impianto non va in funzione, quindi le elettrovalvole non si aprono. Ovviamente non posso vedere dalla centralina che il misuratore sta, cioè che il sensore sta lavorando, ma ho la certezza che non fa andare l'impianto quando piove. Quindi in questo caso è una strategia che posso utilizzare, essendo un semplice contatto, posso utilizzare questa strategia per recuperare un sensore e quindi trovarmi ad avere una centralina che nativamente è nata per lavorare con un unico sensore. Con questo piccolo trucchetto posso sfruttare sia il sensore di flusso ma anche il sensore pioggia. Una volta fatte tutte le modifiche che voglio fare, in basso a destra c'è un cerchietto con una specie di play. Devo cliccarci sopra perché lui in questo modo trasmette tutte le modifiche alla centralina, in modo da tenere programmata la centralina come ho programmato la mia applicazione. Ok? Se invece voglio cancellare tutto quello che ho fatto, ok, devo ritornare dentro informazioni, faccio cancella i programmi e le durate, cancella e resetterò praticamente la mia centralina. Ecco qua, in questo caso la centralina si è resettata completamente. A questo punto ci resta che visualizzare la soluzione smart tramite il portale che la Solem ci offre. Utilizziamo gli stessi dati d'accesso che abbiamo usato nella nostra applicazione per poi entrare. Clicchiamo sul tasto connessione e entriamo dentro. La pagina si presenta con a sinistra delle informazioni di home, gli eventuali eventi che si sono verificati nel tempo, come per esempio il sensore pioggia ha segnalato un'interruzione di irrigazione a causa pioggia, il sensore di flusso ha dato degli allarmi per delle perdite o per degli eccessi di consumo d'acqua, e il discorso della pressione, il sensore di pressione invece che magari ha segnalato che abbiamo superato le soglie, i parametri che abbiamo impostato al momento dell'installazione. Abbiamo la seconda riga moduli e cluster, sta a indicare tutti i moduli che noi abbiamo registrato, quindi nella stessa applicazione possiamo avere o la singola centralina se siamo dei privati, oppure anche più centraline se siamo degli installatori o giardinieri. Okay? In questo caso, dando il nome e la location, ci è più semplice riconoscere il tipo di centralina. Infine abbiamo la funzione Canopy, che poi vi faccio vedere un esempio, che praticamente serve per raggruppare delle centraline diverse nella stessa area e quindi creare dei blocchi a livello geografico per identificarli. Adesso andiamo sul nostro modulo e troviamo la centralina Smart IS che avevamo installato precedentemente nell'app. Ora la centralina è ancora collegata a internet, ok, e cliccandoci sopra in questo momento entro all'interno della centralina come fosse l'applicazione. Sta facendo la connessione in corso e mi dice il modulo che è aggiornato, cioè ha l'ultima versione di software che è stata presentata praticamente. Ho una serie di funzioni dove mi dice se io ci clicco sopra mi dà più informazioni perché è questa schermata. Ho eventuali istruzioni, ok, della centralina, se io clicco in questo caso non è disponibile. La localizzazione del modulo serve per poi associarla, come si diceva prima, con il canopy. Posso anche eventualmente farla
preinstallarla, quindi modificando e utilizzando il mouse la mia centralina la posso mettere dove voglio, se fosse a Firenze, se fosse una casa al mare a Rimini, a Ravenna, a Genova, e da quel momento poi in poi la centralina avrà, vedete, c'è anche proprio l'indirizzo, basta solo aumentare lo zoom per posizionare nel punto giusto. Ok, e gli mettiamo il tasto accetta. Da questo momento la centralina sarà in quella posizione, ok, in questa posizione. Dopodiché ho la possibilità di dargli un'etichetta, quindi dargli anche un'informazione ulteriore di chi è o a cosa serve. Posso rinominare il modulo, quindi cambiare il codice della centralina e mettere un altro nome, o cancellarla addirittura da tutto il sistema. Partiamo con la programmazione. La programmazione è identica a quella fatta tramite applicazione. Quindi avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi 8 partenze per programma. Abbiamo i primi 3 programmi, ok, standard. E poi, di suggestione programmi, possiamo aggiungere gli altri programmi. Se noi aggiungiamo, ne aggiungiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 10, 11, 12. Come mi ero corretto precedentemente, abbiamo 12 programmi, 8 partenze per programma, una montagna, ok? Quindi io ritorno qui, li elimino, che non mi interessa averli, però era per farvi vedere. Dopodiché, fatto questo, avrò le stesse impostazioni, quindi calendario, se faccio personalizzato, mi trovo qui tutti i giorni flaggati, oppure no, ok? E me li trovo tutti indicati nella mia riga di ogni giorno. E poi ho il discorso giorni pari, ovviamente mi scompare tutto, stessa cosa giorni dispari e stessa cosa periodico gli dico ogni due giorni, ogni giorno, ogni tre giorni, e lui mi dice da quando partire, e gli dico da oggi oppure parti riferimento da domani, ok? Quindi posso anche giocare con questo tipo di programmazione, magari per un programma che potrebbe essere il programma della siepe o delle aiole, magari gli diamo da bere un giorno sì, un giorno no, ogni due giorni. Ecco, questo potrebbe essere sfruttato in questo modo. Torniamo al nostro amico Water Budget. Se faccio la gestione del budget manuale è identico a quello dell'applicazione, quindi lui adesso è impostato al 100% dei tempi impostati. Ok, scendo, stazioni, in questo caso posso rinominare anche qui, ok, posso scrivergli quello che voglio, ok, oppure su ogni stazione, vedete, ogni stazione posso decidere quello che voglio, ok, quindi se abbiamo detto stazione, eccolo qua, stazione 1, eccolo qua, gli do l'ok. E poi vado a lavorare con tempi, posso lavorare ore, fino a 12 ore, ok? Oppure posso andare a lavorare con i minuti, da un minuto, ok, in poi, da un minuto, scelgo fino a 59, perché ovviamente poi abbiamo l'ora. Poi c'è la possibilità, come dicevo prima, attivare oppure meno il nostro water budget, ok? Pioggia, siccità. Cioè, quindi io posso dargli dei parametri, delle regole, in modo da definire in base a cosa viene indicato dalle previsioni meteorologiche, a partire da, quindi pioggia, se supera i 10 mm ferma l'impianto, oppure a partire da 10 mm a 20 mm ferma tutto, oppure riduci il water budget. Io posso creare delle azioni di siccità, se per 3 giorni, ok, inferiore a 5 mm aumentami il budget. Questo mi aiuta alla gestione automatica per quanto riguarda la gestione del water budget, ok? Quindi pioggia, siccità, e sono delle automazioni che io posso creare, ok? E una volta decise tutte, con il tasto invia aggiornerò la centralina con queste informazioni. Mi troverò sempre la funzione on off,
ok, generale della centralina, è il discorso dei comandi manuali, quindi programma A, programma B, programma C o tutti gli altri programmi, oppure eventualmente la stazione, stazione 1, 2, 3, 4 o anche tutte le stazioni come era indicato precedentemente nell'applicazione, e per la durata, per quanto tempo. Quindi in questo caso faccio partire singolarmente la zona, mentre nel caso dei programmi decido di far partire il programma A, lui già con tutte le sue tempistiche programmate parte, farà il suo ciclo di irrigazione in modo autonomo, dopodiché si spegnerà. Ok? Cosa ha di interessante anche il portale? I comandi, che sono mi richiama immediatamente la posizione dei comandi, ok? I sensori, posso aggiungere degli sensori ed esportare addirittura le informazioni, perché se ho il sensore pioggia avrò una linea sì, no, perché è un contatto praticamente aperto. Il sensore invece che io andrò a utilizzare per la gestione dell'acqua verrà tarato con un minimo e un massimo per creare delle soglie di funzionamento. Ok, automatismi, stessa cosa, ci sono delle regole di automazione che poi vengono registrate, e lo storico di tutti quanti gli eventi che sono successi durante il periodo di funzionamento della nostra centralina. Oppure vado nel mio calendario e gli dico: da questo giorno, dal 6 di gennaio al 6 di febbraio, cosa succede? E lui mi chiede ultime 24 ore, settimanale, mese, trimestre, semestre, eccetera. Ok. Cosa posso fare io? Uno dei grandi vantaggi di questo sistema è che se io ho un impianto con più centraline, posso creare questa frase, questa parola che si chiama cluster, cioè posso unirle tramite il portale, unirle come se fossero un'unica centralina. Cosa vuol dire? Se io ho più di una centralina, per esempio due centraline a 6 stazioni o due centraline a 12 stazioni, mi trovo che in questo caso il mio sistema, se io inserisco, unisco, ok, le due centraline nel mio cluster, quindi in questa funzione, queste centraline le posso gestire come un'unica centralina, ok? Due centraline a 12 settori diventerebbero una centralina unica a 24 stazioni. Quindi tutte le stazioni, 24 settori, andranno uno dopo l'altro. Allora la domanda è: se io alla prima centralina vado a cambiare il budget, cosa succede? Se io riduco il budget, cosa vuol dire? Riduco i tempi di funzionamento, giusto? Pertanto la centralina numero 2, se l'ho impostata che parta a un certo orario, la centralina numero 2 cosa fa? Si auto adatta il sistema. Quindi anche se io diminuisco oppure se io aumento questa percentuale, questo water budget, tutto il sistema si adatta e non ho un limite di centraline. Se io le inserisco tutte nel stesso impianto, posso avere anche 100 centraline, ok? E queste 100 centraline lavoreranno tutte insieme, poi sarò io a decidere se farle lavorare assieme oppure no, perché potrebbero avere anche varie fonti idriche. Se io ho tre centraline in tre punti diversi su un'area importante, ogni centralina ha la sua fonte idrica autonoma, posso anche farle partire tutte e tre contemporaneamente, ma con il mio sistema in questo caso posso farlo senza nessun problema. Ok, io qui nel mio canopy posso decidere dov'è l'area del mio impianto, ok, posso decidere di creare un sistema, lo chiamo Rimini, abbiamo detto, ok, accetta Rimini, eccolo qua, io vado sopra e mi trovo il mio cluster. Congratulazioni, avete appena creato un sito. Ok, accetta. Indico dov'è il mio sito, vediamo. No, siamo in Spagna. Gli dico: guarda, il mio sistema è qui adesso, a caso, a Rimini. E gli dico: qua, questo è un centro commerciale, neanche fa la posta. Gli dico: il mio centro commerciale è questo. Ok, quindi questa centralina mi copre
quest'area qui, quindi tutte le centraline che sono all'interno di quest'area vengono gestite dalla mia centralina. L'area è stata registrata con successo, ok? Abbiamo la nostra centralina e quindi da qui poi posso gestire le in varie informazioni come l'evapotraspirazione, posso rinominare di nuovo il mio sistema e anche ritorno qui sui miei dispositivi associati. Se volete descrizioni ed esempi più dettagliati, scrivetelo qui nei commenti e faremo un video più specifico proprio per le vostre esigenze. Troverete nella descrizione anche il link per trovare direttamente anche la centralina. Spero di averti dato un buon suggerimento. Ciao, a presto.